Oggi vi spiego cos'è e come si usa un crimper. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Continua la nostra rubrica sugli strani strumenti che aiutano alla creatività. Oggi vi parlo di un crimper per il killing e lo scrapbooking. Quante parole difficili! Io in realtà questo, finché non ho cercato appositamente il suo nome, lo chiamavo arriccia spiccia, perché per la sua funzione è proprio un nome che gli si addice. Volete vedere a che serve? E allora spostiamoci di là e andiamolo a vedere insieme. Come vi ho anticipato nell'intro, oggi parliamo di killing. L'oggettino che voglio farvi conoscere è questo qua, ma mentre ci sono vi faccio vedere anche altri due oggetti tipici del killing molto molto utili. Il killing, per chi non se lo ricordasse, è quello con cui è quella tecnica di arrotolamento della carta con cui abbiamo fatto questi video che leggo tra le schede informative. Guardatele e capirete bene che bella tecnica, in pratica è la filigrana di carta. Ora, per fare quella tecnica io vi ho fatto usare degli stuzzicadenti, ma esiste in commercio, il mio è della Rayer, questa è la marca, 3,70€, questo è un bulino per arrotolare la carta. La carta potete o crearla voi da delle semplicissime striscioline di carta, guardate, questa è carta addirittura riciclata che io ho tagliato semplicemente, oppure comprarla già bella e pronta. Questa l'ho ritirata invece su AliExpress, quindi questo non è un video sponsorizzato, sono tutte cose che ho comprato io e che vi voglio fare vedere, e questa è costata una cosa come 1,30€, tutta la matassa di carta già tagliata, e su tutti questi siti, ma anche nei negozi di belle arti ben forniti, trovate matasse di vari colori. Allora vi faccio vedere come sono fatte. Le matasse si differenziano per spessore e la carta è una carta mediamente grammata, un po' più grammata di quella delle fotocopie e meno grammata dei cartoncini, una carta abbastanza spessa, diciamo così. Torniamo a noi. A cosa serve questo, che è lo strumento più semplice? Si infila dentro la carta, così come fosse la cruna di un ago, e ci serve per arrotolare molto molto velocemente i nostri rotolini di carta. Capite bene che è uno strumento molto comodo, perché con lo stuzzicadenti il capo si perde molto più facilmente e l'arrotolare diviene sempre un pochino più difficile. A questo punto si stringe la pallina, la si fa allargare e si dà la forma che si vuole. Per esempio, se vogliamo la formina a goccia, ed ecco la filigranina a forma di goccia. Naturalmente poi il capo che rimane libero va appiccicato per non fare perdere la forma al nostro pezzo. Bene, questo è questo oggettino. Da quest'altra parte invece c'è l'ago per i lavori di minuzia, per puntare sul tappetino magari dei pezzi di carta, per spingere in dentro delle parti, insomma anche l'ago può essere molto utile nel killing. Magari poi più in là vi farò vedere proprio in un video come usare completamente questo oggetto. Ma il protagonista di oggi è questo. Questa sorta di telaietto, diciamo così, questo torchietto, ecco, è un piccolo torchietto per arricciare la carta, da qui il mio modo di chiamarlo arriccia spiccia. Allora, come potete vedere, ha queste due rotelle, tipo i meccanismi dell'orologio, che si questi due ingranaggi di plastica che si intersecano l'uno nell'altro, che appunto ingranano l'uno nell'altro. E se facciamo passare, e ce ne sono due, uno a maglie più strette, quello di sotto, e uno a maglie più larghe. Adesso guardate cosa fa questo oggettino. Avanti, prendo un verde acqua, prendo la mia striscetta di carta, la metto, guardate, così tra gli ingranaggi, e voilà. Visto, la inserisco, quindi una volta inserito comincio a girare, e una volta che esce il lembo dall'altra parte
piano piano, senza fare nulla, al rotolo. Alla fine di questa corsa tra gli ingranaggi, guardate com'è diventato il nastrino. Ta-da! Ta-da! Ma non è troppo figo? Guardate, lo faccio anche con la carta da fotocopie proprio riciclata. E ta-da! Guardate, questa si ammacca perché la mia non era tagliata, guardate, tutto ondulata, quindi non passava liscia tra gli ingranaggi. L'unica cosa che ci vuole è che la carta sia dritta, che non abbia ondulazioni, perché sennò appunto si ammaccano alcune parti, perché naturalmente segue il corso. Ma questa cosa di raggrinzire, di plissettare, guardate, ne faccio un'altra, Adesso la faccio con l'ingranaggio di sopra, che è quello più spesso. No, è troppo carino, non si può capire, io lo adoro. Ed ecco qua, ora vi faccio vedere le due texture vicine, quella più stretta e quella più larga. Ma immaginate le finiture dei bigliettini, immaginate i bigliettini tutti quanti sistemati così, con tutti i perfilini plissettati, immaginate i fiocchetti per i vostri regalini. Immaginate, questo, se non ricordo male, è costato sui, sedetevi, 3 euro. È una cavolata, se avete un marito ingegnoso, capace anche che ve lo sappia costruire anche a casa. Ma ragazzi, io vi giuro, appena l'ho visto sul sito sono impazzita, perché anche questo, per esempio, una volta fatto il... una volta plissettato, lo si passa in chiodo, lo si schiaccia, io sempre faccio la gocciolina, e viene tutta la fogliolina tutta mossa, non so se si vede, tutta flissettatissima. Allora, questo arriccia spiccia, lo rifacciamo un altro arricciata spicciata, forza, un altro colore, un bel rosso, già che si appropinquiamo al Natale, voilà. E lo facciamo passare dal lato stretto, vado arriccio, arriccio e spiccio. Yuhu! No ragazzi, è troppo divertente, starei le ore a fare questo cosino così, guardate, e voilà, prima era così e poi è diventato così. Non è fantastica questa cosa, ragazzi? E allora, questo ingranaggio, questo telaietto, questo fai nastrino plissettato, questo arriccia spiccia, come direbbe Ariel, lo potete trovare. Allora, io l'ho preso, penso che lo possiate trovare su internet. Se adesso mi metto a cercarlo e così vi dico vari link. Io l'ho preso su AliExpress, però se trovo anche dei link in Italia, dei siti in Italia dove lo vendono, ve lo segnalo, ok? Trovate tutto nel box informazioni, nelle schede informative vi metto non soltanto i video relativi al killing, ma tutti i video relativi alla carta, quindi vi metto la playlist delle carte fatte su Arte per Te, perché tutte le carte possono essere usate attraverso questo strumentino. L'importante è che passino attraverso gli ingranaggi e che non lo facciano sforzare troppo, perché sempre una robina di plastica è. Io, per il prezzo che ha, io l'ho pagato sui 3 euro, come vi dicevo, lo trovo un oggettino veramente carino ed utile. Quest'anno tratteremo molto di killing a Natale, faremo l'angelo di Natale tutto in killing, quindi aspettatelo. Ogni anno sapete che Arte per Te vi propone gli angeli, vi metto gli altri tra le schede informative, così che possiate vedere gli angeli che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso col killing abbiamo fatto la decorazione di Natale, ve la metto sempre tra le schede, e noi ci rivediamo di là. Io però ancora sto un pochino qua ad arricciare il mondo, è una cosa troppo divertente. È un aggeggino troppo divertente. A dopo! Visto che carino il nostro arriccia spiccia o crimper, allora
questo strumentino è veramente veramente una favola e serve, se doveste mai parlare con un negoziante, per la goffratura della carta. Si dice proprio così, la carta goffrata o carta ondulata. Ha un doppio tipo di goffratura e da quando io lo acquistai su AliExpress ad oggi il sito lì si è molto evoluto. Sono andata a cercarlo perché ve l'ho presentato in questo video e oramai ce ne sono anche a 5 tipi di groffatura, a 6 tipi di groffatura. Bene, non mi rimane che salutarvi, ma prima di farlo voglio ricordarvi innanzitutto di iscrivervi ad Arte per Te cliccando sul pennello rosso qui da qualche parte in basso. Accederai direttamente alla home page dove potrai iscriverti. Vi ricordo di iscrivervi anche sui miei altri canali, che sono Ombretta, vi letto il link qui, è Due Cuori Una Cappa, vi metto il link qui, e soprattutto adesso vi aspetto anche sulle pagine Facebook dei relativi canali, metto il link nel box informazioni, e sulla mia pagina Instagram, che è unica per tutti i canali. Lì con un solo social potrete essere aggiornati su tutto quello che succede nel meraviglioso mondo di Ombretta. Allora ragazzi, inoltre adesso vi allego un po' di playlist. Innanzitutto qui troverete tutta la lista dei video per il Natale che già sono stati fatti su Arte per Te. Qui troverete tutta la lista dei video delle carte fatte su Arte per Te che possono servire per usare il crimper, per esempio. E qui sotto invece vi metto le due playlist di due corsi molto belli di Arte per Te. Il corso di iconografia che sta continuando proprio in questi giorni e il corso di pittura che sta per riprendere a breve, anticipazione quindi. Non mi rimane che salutarvi, ricordarvi che vi aspetto sempre a Napoli sabato 7 novembre alle ore 17 al padiglione numero 5 della Fiera delle Arti Manuali Creativa, e noi ci rivediamo al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!